Pit Femini, benvenuti a un nuovo video del Pit. Come vedete, fa strano, è giorno, sì. Ma lei è sempre lì. Siamo venuti qua perché? Perché da qua che vogliamo adesso metterci in direzione opposta, quindi seguendo il ragionamento che abbiamo fatto ieri notte. E quindi se Esther veniva qua a pregare, probabilmente arrivava dalla direzione opposta. Andiamo a vedere se c'è una strada, Paul, andiamo a vedere se c'è una strada e da lì vediamo se c'è qualcosa. Dobbiamo trovare una strada parallela a questa e vediamo se c'è qualcosa. Ok, quindi pigliamo la macchina e andiamo dall'altra parte. Assolutamente. Così attraversiamo questo campo. Eh sì. Dove ci sono quei pini? Li riesci a vedere? Sì. Aspettate che zoom un po'. Sta passando anche una macchina, proprio in questo istante. Esatto, esatto, esatto. Dritti per dritti. Davanti a noi c'è la croce. Esatto, è proprio là. Sì. Ed eccoci qua. Abbiamo attraversato il campo, family. E c'è anche Marco con noi stamattina. Il grande Marco. Ciao. Siamo venuti a fare un sopralluogo più che altro a capire che cosa c'era dalla parte opposta del campo, perché davanti a noi c'è la famosa croce. E abbiamo detto l'ultima volta che siamo andati io e Paolo, ma non è che c'è qualcosa dalla parte opposta. Ecco, il destino voleva. Dalla parte opposta abbiamo trovato una casa abbandonata. Adesso l'unica cosa che ci resta da fare è provare a vedere. Provare a vedere se si può entrare. Tu vuoi passare qua? Raga, è l'unica. Cioè praticamente perdiamo le caviglie. Sì, ma di là è sbarrato. Tanta vegetazione. Quindi ci conviene andare. Dopo di te. Allora, ti spacchi le caviglie. No, vabbè, ma stai calma. Non portarmi sfiga, voglio solo aggrapparmi a qualcosa. Oh. Ok. Voilà. Wow. Bella marcia. Qua è pieno di rovi. Adesso andiamo a vedere gli altri. Enorme. Ma secondo voi c'entra qualcosa con la croce? Vero? Tutta bella sfondata. Così grande. Com'è? Bella marcia. Mamma mia. Aia. Stalle, mangiatoie, tutte stalle. Ah, mi sto già distruggendo le gambe. Però non mi sembra un cascinale così tanto, diciamo, da quattro soldi, eh? No. Questa era una struttura bella grossa. È enorme poi. Sotterranei? Come? Sotterranei. Cantina? Sì. Ragazzi, qui sotto c'è della roba. Ci sono due o tre stanze, bisognerebbe
capire se di notte c'è attività. Più che altro capire se c'entra qualcosa con me. Brava. Brava, esatto. Capire quello. Esatto. C'è una scritta ma non si legge più. Ah. Vedo solo gno. Ragazzi, questa è la situazione. Dove l'hai vista la scritta? Là. Ah, è vero. Però non si legge più. No. Vedo solo il gno. Pieno. Stasera, mi raccomando, vestiamoci adeguati. Però... almeno abbiamo visto com'è, abbiamo fatto bene a venire di giorno. Per questo motivo che facciamo sempre un sopralluogo, perché il sopralluogo è importantissimo. Assolutamente. Anche per capire le condizioni del luogo stesso. Anche perché, ragazzi, in linea d'aria non ci sono dubbi che è questa. Cioè, l'unica struttura in linea d'aria alla croce e vicino comunque è questa. Sì. Poi ci sono solo campi e c'è lo stradone principale. E quindi... Non vorrei neanche vederla come una coincidenza il fatto che l'unica struttura davanti alla croce è abbandonata. Esatto. Raga, andiamo a prenderci gli strumenti, andiamo a prendere anche Jack... e vediamo esatto. Cosa troviamo, vediamo se abbiamo avuto ma neanche l'intuizione, perché un po' ce l'ha fatto capire comunque. No, infatti. Quindi vediamo. E non vediamo in jeans. No, assolutamente non in jeans. No. Cambiamoci, aspettiamo il buio. Assolutamente sì. Bene, il buio è arrivato e come sempre quando arriva il buio noi entriamo in azione. Ovviamente la location è cambiata, ma la storia no. La storia continua. Siamo, come avete visto, no? Siamo passati dal giorno alla notte, ma questa casa forse ha qualcosa che c'entra con la nostra storia. Speriamo. Questo è sicuramente il nostro primo obiettivo, cioè di questa sera, il mio, il suo, di Marco e di Jack che sono qua con noi. Raga, dobbiamo scoprire di più, dobbiamo scoprire se questa casa c'entra con la nostra storia. Tiriamo fuori gli strumenti, l'M1, e iniziamo. Dico questi muri vecchi, cioè, creano un silenzio... Ah. È incredibile qua. C'è un cliente assurdo. Vero, i muri sono tanto spessi. Facciamo attenzione perché mi sa di pericolante. Sì, perché guarda le fessure che ci sono sopra. Guarda quanti mattoni caduti ci sono per terra. C'è qualche entità qua con noi? Noi siamo venuti perché stiamo cercando una certa Esther. E come dicevo, stiamo cercando una certa Esther. Brilla. Ok, l'ho visto. Ha brillato. Strano. Subito così. Questa era una stalla, eh? Lo so. Cos'è? Cosa, cos'è? Anch'io ho sentito... Un sibilio. Eh? Ho sentito un sibilio. Anche tu? Sì. Chiaramente. Quindi c'è qualcuno che ci sta ascoltando? Brilla. Fatti avanti allora. Non vogliamo fare del male a nessuno. Vorremmo avere informazioni su una donna che va sempre a pregare dalla croce. La conoscete per caso? Aia. Com'è? C'è un albero dentro la stanza. Un albero. E a vedere dalla stazza dell'albero da quanto tempo è che è abbandonata? C'è qualcuno qui che ci sta ascoltando? O siete tutti in silenzio e state solo guardando? Non siete abituati a vedere degli stranieri?
Stiamo solo indagando su un caso. Su una ragazza, una donna, di nome Esther. Dietro di te. Debbi, ho sentito. Ah, ecco. Mi sono girata. Sbrillato perché... fino all'arancio. Quando c'è stato un rumore. Quando hai detto Esther? Dietro di te. Sembra che... Di nuovo. Però in alto. Non c'è una bella so perché, sensazione. Infatti, no. Stavo per dire la stessa cosa. Guarda gli alberi, perché iniziano a muoversi, non lo so. No. Ok. Quindi conoscete Esther? Sì. Sì, sì. Ok. Qua sanno di cosa stiamo parlando. Guarda, bravo, bravo, bravo. E, Non vi fa piacere che noi siamo qui? Dove vi state nascondendo? Non c'è una bella aria però. No. Fa strano. Fa strano. Perché spaventarci? Non lo so, magari non ci vuole qua. Eccolo! Eccolo! Che ha risposto! Eccolo! Bastava dirlo. Di nuovo rumore. Stavo per dirti, adesso passa la fase 2. Perché comincio a sentirmi un peso qua. Anch'io, sullo stomaco. Proprio stringe. Ma sul petto? Petto. Come quando ti schiacciano ti manca per un attimo l'aria. Se stai male fermiamoci, eh. No, no, figurati. No. No, no. Vediamo fino a che punto arriva. C'è una proviamo ad andare fuori e proviamo ad accendere la black box. Vediamo se ci dice qualcosa. Vorremmo sapere... Se conoscete, se conosci Esther. Una donna che prega da una croce. Poco distante da qua. Ci rispondi? Tu guarda? Ho capito anch'io. Tu guarda e poi si è interrotta. Sì, ma era tipo minaccioso. Sì, era brutta. Tu guarda questi. Io l'ho inteso come tu guarda i fari tuoi, cioè... Sì, fatti i cavoli tuoi. Fatti... La conosci o no, Esther? Esther, una donna che prega, da una croce. Scatena qualcosa. Esther, una donna che prega da una croce. Non ce ne andiamo finché non ce lo dici. Esatto. A pochi metri di qua pregava. Le è successo qualcosa? Un brivido. Un brivido. Ha detto un brivido. Ti prego? Certamente. Che vive qua? Però vedi che qua a parlare c'è solo uno. Solo un uomo. Presentati. Non l'hai ancora fatto. Dicci chi sei.
Rumore, l'ho sentito anch'io. Sì. Fai attenzione perché Esther ci ha detto anche altri nomi. Quindi già potresti cominciare dicendoci il tuo. Anch'io adesso ho un peso qua. Te l'ho detto. Dove devi? Qua. Come lui prima. Una fitta al petto. Te l'ho detto. Per esperienza ti dico che non tira bell'aria. Dici il tuo nome. Forza. Il tuo nome? Giacomo. Giacomo. Ha detto Giacomo. Sì. Ti chiami Giacomo? Sono? Ha detto un sono, eh? Mm-hmm. Mamma mia, che brutto. Casa nostra. Casa nostra. Casa nostra. Casa nostra, ragazzi. Casa nostra. A chi si riferisce? Non lo so. Casa nostra. Ha detto casa nostra. Vostra di chi? Non ci hai ancora detto se conosci Esther. Quando dici sto nome scatta qualcosa. Lo sai bene. Lo sai bene. No, non lo so. No, no. Esther. Esther. Perché questo nome ti provoca qualcosa? Guarda. Vedi. Questo nome provoca una reazione. Sei legato a lei, quindi la conosci. Perché se no non direi mai questo nome. Se non la conoscessi e non te ne fregasse niente, mi risponderesti. Chi è Esther? Cosa c'entri tu con Esther? Lo ripeterò finché tu non me lo dici. Esther. Esther. Che cosa ti provoca questo nome? Ti dà fastidio? Quindi la conosci? E se la conosci, perché? Salvala. Salvala. Ha detto salvala? Potrebbe. Giacomo, io la salvo. Ma devi dirmi cosa c'entri con Esther. Esatto. La amavi? Porca miseria, preso, Jack. Marco. No. Ancora. La ama ancora. Ancora. Sei il suo ragazzo? No. E se fosse suo padre o sua madre? Era una voce di uomo, sicuro. Uomo. Giacomo. Rispondimi. Sei il papà di Esther? Esatto, Giacomo, non hai molte strade se la ami. O sei suo marito, o sei suo papà. Se la ami ancora. Se la ami ancora e vuoi che la salviamo, inizia a raccontarci qualcosa. Raga, l'ha detto, salvala. Inizia a raccontarci qualcosa. Inizia dicendoci chi sei. Esatto. Abbiamo bisogno di una tua conferma. Giacomo, rispondici. Esther è tua figlia? Rumori. Sì. Porta. Esther è tua figlia? Ogni volta che dici quel nome qua succede qualcosa. Non c'è nulla di male se tua figlia. No, anche perché ragazzi, scusate quando stavo ragionando. Se lui è il padre di Esther, questa è casa sua. Prima l'ha detto. Che casa nostra. Prima l'ha detto. E tu dici che si riferiva a Esther. Lui e noi stavamo Esther. Parlando di Esther. Se lui è il padre, lei è nata qui. Lei è cresciuta qui, è vissuta qui.
casa nostra. Mi stanno venendo dei brividi. Anche a me. Questa è casa di Esther? Ecco perché lei va dalla croce. Ma certo. Perché davanti a casa sua...